Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce, riceve oggi il premio Nino Alfano 2013 per la riqualificazione energetica di edifici per l'istruzione. Sindaco, come nasce l'idea di questo progetto, di questi lavori di ampliamento, ristrutturazione, messa a norma e riqualificazione energetica della scuola materna nel capoluogo? Sì, la cultura della sostenibilità ambientale per l'amministrazione di Minervino è il pane quotidiano. Noi sin dal 2004, quando ci siamo insediati, abbiamo voluto fortemente perseguire questa strada, che ci ha portato anche a dei risultati, proprio come in questo caso il premio Nino Alfano, a dei risultati che ci invidiano in tanti, e questo non può che farci piacere. Ci auguriamo che tutto ciò che il Comune di Minervino è riuscito a fare, grazie anche ai progetti, perché non ci dimentichiamo che l'amministrazione esprime solo una volontà politica, poi bisogna avere le persone, dal responsabile del servizio, dagli assessori, dai progettisti in particolare, che propongono determinate soluzioni, e l'amministrazione, un'amministrazione che ci crede, a costo di fare sacrifici ovviamente cerca di raggiungere quell'obiettivo. E in questo caso la scuola materna di Minervino è sicuramente un edificio d'eccellenza, grazie soprattutto al lavoro dei nostri ingegneri e architetti, per cui un grazie va soprattutto a loro. Mi auguro che questo modo di fare, questo modo di costruire, che la sostenibilità ambientale a partire dalle scuole possa essere ovviamente replicata in altre situazioni. Capisco le difficoltà dei comuni, ma questo non ci deve far arretrare di un passo rispetto all'obiettivo, che è quello di neutralizzare le emissioni di anidride carbonica, iniziando dalle scuole, che è sicuramente la fucina dove le nuove generazioni impareranno ad apprezzare di più il legno piuttosto che l'alluminio, il risparmio energetico, perché c'è l'impianto a pavimento con il pavimento in legno, in bambù e così via. Il vostro comune ha altre idee, altri progetti in cantiere? Assolutamente sì. Qualche anticipazione? Sì, inizieranno a breve per esempio i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica anche della scuola elementare, e mi auguro di riuscire nei prossimi tempi, mesi, che mi restano come sindaco, ma mi auguro che l'amministrazione che verrà continuerà su questo percorso, di efficientare e riqualificare anche le scuole medie. Per cui ci sarà un percorso proprio che parte dalle scuole materne per completare il tutto fino alle scuole medie. Questo, ripeto, ci aiuterà a crescere nuove generazioni in una didattica ambientale tangibile, dove l'esempio è l'edificio stesso, dove ogni bambino cresce e quindi svilupperà idee nuove.